Amici, oggi un video diverso, ma che io amo, adoro e mi fa impazzire, perché siamo stati tutti bambini, dal primo all'ultimo, chi prima e chi dopo, e anche i vostri genitori sono stati bambini, quindi chiamateli per vedere questo video insieme, perché sicuramente loro sorrideranno e anche voi sorriderete. Ho raccolto un po' di pubblicità che io guardavo quando ero piccola, che mi hanno fatto sorridere, perché mi hanno fatto ricordare momenti di tenera età, di quando ero piccola, alta così, e sono sicura che anche i vostri genitori sicuramente apprezzeranno. E voglio sapere se voi, appunto voi, conoscete queste pubblicità, o siete veramente troppo piccoli per non ricordarvele. Ne ho raccolte una decina, poi se vi piace questo video ne farò un altro, poi un altro, questo lo vedremo insieme. Anzi, magari consigliandomi sotto le vostre pubblicità che vi sono rimaste impresse quando eravate piccoli. E senza perdere tempo, io darei un indizio prima di far partire la pubblicità, così vediamo quanti di voi la capiscono. Le pubblicità sono in ordine a caso, a parte l'ultima che ho voluto lasciare per ultima, perché io da piccola rimanevo imbambolata così a guardare questa pubblicità perché mi piaceva. E quindi partiamo dalla prima. Se vi dico le patatine Sway, cosa vi viene in mente? Ah, i pavesini, quando vuoi, quanti ne vuoi? Solo farina, uova, zucchero, senza un grammo di grassi in più. Buoni e leggeri di natura. Per questo è sempre l'ora dei pavesini. Qui forse ero già un po' più grandina. Quella dei pavesini si è ripetuta per tanti anni. Questa invece è stata modificata anni dopo anni per questo prodotto. E Ciccia e Brufoli, che cosa vi dice? Monica! Sì? Per favore, vieni a darmi una mano. Un attimo. Grazie. Mangia. Sì, Ciccia e Brufoli, con un Kinder Bueno. Fatto. Kinder Bueno, bontà a cuor leggero. Questa o questa? Questa invece è un po' più difficile, perché io me la ricordavo meno, ma comunque ce l'avevo in testa. Allora, vi faccio arrivare. Quando eravamo piccoli, mangiavamo tutti uno stesso biscotto per crescere. E qual è questo biscotto? Ve lo faccio vedere subito. Hai preso tutto? Sì. E i biscotti? Quali biscotti? Come quali biscotti? E loro? Dai, mangeranno quelli che hai in casa tua madre. Scherzi. Per loro ci sono i biscotti Plasmon, con più proteine e tutte le vitamine del gruppo B, quelle della crescita. E sono 10 volte più ricchi di calcio dei biscotti che mangi tu. Però. E poi hanno la metà dei grassi. Così giorno dopo giorno diventeranno grandi come papà. Beh, anche un po' meglio. Con i biscotti Plasmon si diventa grandi. Plasmon! Quando io avevo 8-10 anni, molto spesso i giochi non erano in comune come ora, che tutti i giochi che escono si possono giocare sia i maschi che le femmine, ma molti erano appunto separati e c'era sia la linea scuola maschile sia la linea scuola femminile, cioè quest'anno c'è la linea dei Meats. Vabbè, ovvio. Però quando io ero piccola, che non c'era ancora la linea dei Meis, c'era appunto questo. Quando ero piccola, i maschi non giocavano con le cose delle femmine. In che senso? Nel senso che comunque erano giochi differenti. E anche quando c'era le linee scuola, c'era quella per i maschietti e quella per le femminucce. Invece ora noto che invece tutti giocano con la stessa cosa. Vengono creati giochi sia per maschi che per femmine a cui ci giocano insieme. Quando ero piccola c'era una pubblicità che mi metteva tanta ansia, ma veramente tanta. Ma io li adoravo, perché quando poi perdevo il ciuccio li mettevo lo stuzzicadente in bocca. Qualcuno di voi ha capito di che cosa parlo? Sai, quelli che faccio di così. Coccolegri. Coccolegri, coccolella. Quest'anno la scuola sarà tutta coccole. Le coccole che anche a scuola i coccolotti sanno fare. Gli zaini dei coccolotti hanno l'organizzaino e la maniglia pesa zaino, così la schiena porterà meno peso e molte più coccole. E solo con gli zaini delle coccole c'è il tenero coccolotto porta segreti. I coccolotti sono coccolotti e vogliono te. La scuola dei coccolotti, l'unica con il coccolotto porta segreti, è giochi preziosi. Mia mamma non me l'ha mai comprato lo zaino dei coccolotti. Non vale. Allora, questa la conoscono tutti, e ripeto, tutti, nonne, mamme, genitori, voi, figli, i vostri figli, i figli dei figli, è piccolo.
piccolo e nero e pulisce il bucato. Arriva il mestolo! Che disastro! E adesso? Ma niente, ci penso io! Fermo! Con queste macchie devo pretrattare! Ma no, il sapone è già dentro, Ava! E da oggi Ava doppia azione è potenziata con ossigeno attivo. Le scaglie penetrano nelle macchie ammorbidendole. La polvere potenziata con ossigeno attivo le rimuove completamente. Visto che pulito? Ava come lava! Ava doppia azione, il pulito profondo. Ovvio che era Calimero. Andiamo avanti con la prossima pubblicità. Allora, questa pubblicità l'ho vista tantissime volte, ma proprio tante, perché tra le persone c'era la mia migliore amica delle medie, che non è altro che la mamma di Christopher. Sì, quella peste che vedete ogni tanto nel canale, che deve essere in giro da questa vita, forse quella col caschetto, no? Cioè, penso tu sia quella, se no non lo so. E mi ricordo perché appunto lei un giorno a scuola mi disse: oggi vado a fare la pubblicità dei Pokémon, delle Mr. Day, bla bla bla. Il giorno dopo mi raccontò che dovevano fare così perché i Pokémon gli sarebbero saltellati sulle mani. Ma io dicevo: ma c'erano veramente i Pokémon? Lei: no, ovvio che li mettevano al computer. Vabbè, era un po' più, ma anche la piccola. Comunque, eccola qui. Allora, i Fenici conquistarono... Ma vi conquisto io! Solo in ogni confezione Mr. Day trovate subito un originale matita o una gomma tridimensionale o un fantastico coprimatita dei Pokémon! Merende Mr. Day! E i Pokémon ci stanno dentro! Certo, no, che potevano inquadrarti un pochino di più. Però vabbè, dettagli. Questa canzone insieme a È prezzemolo gelato sa montana l'ho cantata tantissimo, perché è stupida, cioè è una melodia stupida ma che ti rimaneva in testa. Facciamo così: c'è un dessert che va agitato, andate avanti voi. Alla fine di un buon pasto, pesce pasta con il pesto, c'è rimasto solo un posto, ma quel posto è prenotato da un dessert che va agitato e di seguito nel freezer congelato. Il suo gusto è di limone, tra milioni di limoni abbiamo scelto i siciliani di natura profumati che rinfrescano i palati, alla fine vi sentite sollevati. E questa, ragazzi, questa la sanno anche i muri, cioè è forse la pubblicità più cantata dai bambini di questo mondo, perché penso che in ogni stato siano prodotti e cioè non riesci a ricordarti magari le cose che hai studiato 5 minuti fa, ma questa pubblicità non te la toglierai mai dalla mente. Arriverai nonno che canterai ancora. Quei ghiacciolini che si chiamano ce la porta proprio tutta. Polaretti, su viaggio e fantasia ce la metto proprio tutta. Qui si fanno i polaretti con il meglio della frutta. Polaretti. Nei polaretti fruit, quelli originali, due family tattoo. Cerca il polaretto gold e vinci con il maxi concorso. Polaretti, tutti sanno la pubblicità dei polaretti. Penultima, ma non meno importante, anzi io adoro questa pubblicità perché a parte che è fatta bene, ti dà anche, ti fa capire che bello che è il valore dei figli, della famiglia. Ovviamente da piccola non la potevo percepire, però se la guardate ora è veramente bella. Tutti noi abbiamo giocato col sapientino, penso, col carotina super bip o con tutti quei giochini che col coso magnetico dovevi rispondere, anche perché se vi ricordate, se li mettevi sulla lingua suonava, quindi io passavo la giornata a mettere cose del sapientino sulla lingua. Dettagli, ve la faccio vedere. Chi è? Apri, sono papà. Papà, ti auguro sul terzo simulisce la capitale della Grecia. Atene. Molto bene. E chi ha inventato il telefono? Le ucci. E come si dice bagno in inglese? Batrum, butrum. Prova ancora. Filippo, apri. Va bene. I 60 giochi di sapientino aiutano tuo figlio a imparare cose che gli serviranno da grande. Sono papà. Papà, mi sai dire di... Giocando si impara. È un gioco clementone. E come ultima ho tenuto questa perla perché veramente mi affascinava, forse la musichetta della canzoncina, o forse perché ho sempre voluto questa cosa ma ero ormai troppo grande. Però avevo un'amichetta, anzi un amichetto più piccolino, che ce l'aveva e quando andavo a casa sua ero sempre addosso a questo cavallo che si chiama Chicco Rodeo, e magari molti di voi con questa pubblicità capiranno. Poco vai al più metro con la pista che fa west. E contiamo come farsi proprio come fare il tempo. Oh Rodeo, so
giochi, trotta! Da piangere. Sono passati troppi anni, siamo diventati troppo grandi, siamo sempre più grandi. E niente, sono sicura che i vostri genitori, sì, ma proprio il 100% i vostri genitori tutte le sapevano, dalla prima all'ultima. Quindi se avete fatto una gara sicuramente loro vi avranno battuti. Ma sono curiosissima, veramente, come vi ho detto all'inizio, di sapere quanti di voi conoscevano queste pubblicità. Quindi io adoro questi video. Scrivetemi qui sotto quali sono le vostre pubblicità della vostra infanzia, perché sono pronta, se vi piace, a continuare questo video. Io vi mando un bacio e voglio il chicco rodeo, mamma! Voglio avere 18 bambini solo per comprargli 18 chicchi rodeo. Asha! Vabbè, forse non mi sento. Vi mando un bacio, mettete un like e ci vediamo al prossimo. Chicco rodeo! E con il chicco rodeo mentre mangio i polaretti e gioco al sapientino. E mangio anche un Kinder Bueno, così non faccio il ciccio e brufoli. Dettagli.